Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa prima lezione di Senza Giacca e Cravatta di Nino D'Angelo. Questo è un brano che mi avete richiesto ed eccoci qua con la lezione per organetto 2-4 bassi. Trovate comunque il brano registrato sul canale, vi consiglio di ascoltarlo. Bene, vediamo questa introduzione molto lentamente, ovviamente i bassi sono segnati ma non vanno proprio inseriti perché vanno eseguiti su una base, va bene? Solo per un discorso ritmico lo inseriti, quindi è questa la parte. E questo rigo si ripete due volte. Questa introduzione l'ho eseguita anche una volta grave, insomma, come l'ho eseguita è questa qui, insomma, chiaro? Poi vediamo anche quella grave, che è il primo rigo, però o l'una o l'altra, per ora andiamo con questa. Va bene? Molto lentamente, in apertura è questa. Chiudo, apro. Ripeto, questo apro. Chiudo, apro, chiudo, apro. Questo 2 dura una pulsazione più altre 2, 4 pulsazioni. Ritmicamente, per sentire come forse è più semplice, ci sono a livello ritmico sono molte note in levare. Sono delle sincope, più sincope insomma che si susseguono, però insomma va bene, ci sta una qua, diciamo ci sta questa sincope, vedete qui? Questa sincope qua, guardate il video dedicato alla sincope, questa è una sincope, cavallo tra una battuta e l'altra. Col metronomo è questo, a 50, 1, 2, 3, qua molto lentamente apro, chiudo. Chiaro? Ripeto, questo 2, 3, qua, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, 3, pausa e altre 4 pulsazioni di pausa. Ecco qua, non fate le notine piccole, lasciatele perdere da ora, va bene? Bene, ci siamo. Volendo aggiungere questi abbellimenti delle notine piccole dopo un po' di tempo sarà questo. 5-4-2, doppia acciaccatura. Molto stretto, quindi è difficile. Se volessimo invece fare la stessa parte nell'ottava grave, che non è eseguita sul video, è così. In apertura la stessa melodia all'ottava bassa, quindi così. Chiudo, questo duo può stare premuto, quindi invertendo il mantice alla fine. Prima magari no, perché abbiamo, diciamo, anche i due abbellimenti che possiamo inserire successivamente. Ed è così, lentamente apro. Ovviamente se volete non mettere gli abbellimenti potreste già da ora tenere premuto questo tasto in apertura, chiusura, apertura, chiaro? Poi insomma per gli abbellimenti poi si vedrà. Questa è nella parte grave. E ci siamo. Gli abbellimenti, questi due anche nella parte grave. Questa. Apro, chiudo. Potreste anche proprio non metterli in questo caso, sì, togliamoli proprio perché insomma vi risulterebbe un po' abbastanza impegnativo. Per ora togliamo, insomma, diventa più semplice, che inserire troppi abbellimenti poi può comportare molte difficoltà. E qui mettiamo, evidenziamo, andiamo avanti molto velocemente, altrimenti perdete troppo tempo. Ecco qua. Tenete premuto, andiamo avanti con la parte successiva, la parte B è questa. Poi chiudo un. Qua abbiamo delle sincope, vi cerchio le sincope, andremo un po' più velocemente con questa lezione. Ecco qua. Prima in apertura, un ta 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 ta, due sincopi, questa e questa. Guardate il video dedicato alla sincope. E poi in chiusura un ta 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 ta. Col metronomo a 50 è questo, ve lo faccio ascoltare tutto il rigo. In apertura un. Poi
tre momenti di pausa, chiudo. E tre movimenti di pausa. Il rig è questo. Andiamo avanti con la parte successiva, nuovamente sincopi, che due sincopi, tre e l'ultima no. Quindi è questa, un come sopra, cambia solo ora. Poi chiudo, risalgo e apro e chiudo. Guardate il video, magari vi faccio sentire col metronomo. Questo rigo 2, 3, qua in apertura. Chiudo, apro. 3, 4, 4 momenti di pausa. Questa nota potreste anticiparla poco poco, va bene? Ecco qua, fate questi due righi collegati, questi due righi sono uguali, non cambia nulla, solo una nota. Una nota qui, vedete? Questa che vi ho cerchiato. Ta 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 ta. Vediamola insieme, quindi il righo è così. In apertura apro e chiudo. Questa, e l'evidenziamo qui. Potreste tenerla premuta, va bene? Apro e chiudo queste due qua. Solo questa è l'unica che cambia, quindi i due righi sono identici. Fate tutta la parte, inseriamo qualche abbellimento. Possiamo fare questo, quindi 3, 2, 3, 2, cerchiato 3, quindi. E poi tutto uguale. Anche sotto uguale. Il resto, diciamo, va bene com'è qui, va bene. Ho messo un segnetto dove va inserita, diciamo, questo abbellimento che è uguale per tutta questa parte qui. Bene, qua ci siamo, non mettete i bassi sono indicati per gli altri strumenti, ovviamente pensata al, diciamo, la partitura in do in questo caso, va bene? Bene, o magari vedrò anche proprio di togliere la partitura perché potrebbe essere, diciamo, di farvi fare confusione. Va bene, andiamo avanti un po' più velocemente, vediamo anche la parte successiva, che fermiamoci così perché è meglio assimilare prima, ci sono le sincope, nella parte successiva ci sarà una parte che poi potrebbe portarvi in confusione con quelle che abbiamo visto oggi. Memorizzate prima queste e poi se ci sarà interesse vedremo anche nelle lezioni successive le parti successive. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!